E quindi questi vini che voi vedete nel bicchiere sono frutto di una selezione di vigneti che noi abbiamo selezionato proprio a partire dall'inizio del 2005. Quindi abbiamo capito che il nostro coevo, vuol dire ovviamente contemporaneo, doveva avere il meglio della nostra produzione nelle due aree di produzione, cioè storiche, cioè il Chianti Classico e la Marina. Per questa ragione questo vino non può chiamarsi DOC o DOCG perché va fuori a tutti gli schemi della degustazione e della normativa. Quindi abbiamo sempre cercato l'utilizzo di alcune varietà dove il Sangiovese doveva avere una importanza particolare, quindi almeno un 50%, e di Correggio abbiamo selezionato dei vigneti dove alcune varietà si esprimevano al meglio per dare quella complessità e quell'eleganza che noi andavamo a ricercare nei nostri vini. Quindi il vigneto Solare a Castellina e Chianti, così come il vigneto La Gavina, dove noi otteniamo a Castellina e Chianti il Cabernet Sauvignon, quindi il Solare per il Sangiovese, il vigneto La Gavina per il Cabernet Sauvignon, sono stati i primi due vigneti che abbiamo selezionato quando abbiamo concesso e deciso di iniziare questo progetto. Tra l'altro il vigneto La Gavina era un vigneto già noto perché storicamente aveva prodotto i dati del Cabernet Sauvignon che era già stato, come dire, in osservazione da alcune guide, da alcuni buoni commenti degli analisti. Per quanto riguarda invece la parte del Marimana, la sponda Marimana, la selezione del vigneto particolare che poteva dare una complessità è caduta sul vigneto Poggio alla Lepre, dove noi con il vigneto abbiamo impiantato tutta una serie di varietà cosiddette internazionali per la sua esposizione, per la sua caratteristica geologica dei terreni, appunto queste sabbie prespatiche che danno questa mineralità, questa solarità a tutti i vini a bacca rossa che abbiamo piantato, ed è poi data che abbiamo selezionato il Petit Verdot e il Merlot come espressione di una Maremma molto matura, speziata e con una polpa veramente che si integrava molto bene alla struttura polifenolica del Sangiovese e del Cabernet di Castellina. Quindi è un progetto che nasce proprio dalla volontà di creare un vino e come fratello abbiamo gli agronomi, abbiamo scelto questo vino, in realtà, come poi abbiamo detto ai nostri agronomi, adesso pensateci, sperimentate, guardate e vedete di ottenere un grande vino del tempo. Siamo andati come sempre alla ricerca di una grande eleganza e classicità e per questo la vena di freschezza la si trova un po' in tutte le annate, non abbiamo mai cercato di avere dei vini estremamente bassi di acidità o dei vini eccessivamente maturi o con troppa estrazione di legno. L'eleganza doveva essere la nostra, come dire, chiave di volta e questo è un input che abbiamo sempre dato nelle varie produzioni. Quindi il gioco delle percentuali delle uve è un gioco bellissimo perché ci consente di gestire, vedete che passiamo dal 50 al 60% il Sangiovese, che adesso di nuovo va dal 10 al 20%, in un'annata addirittura abbiamo il 30% di Petit Verdot, perché in quell'annata il Petit era straordinario, aveva raggiunto una maturazione pazzesca e riusciva a dare quel tocco di macchia mediterranea di maturo che ci aveva veramente impressionato. E quindi questo è stato un gioco serio, un gioco attento, che poi ci ha permesso di dare il meglio di ogni annata, il meglio ovviamente da un nostro punto di vista. Voi sulla tovaglietta vedrete che avete scritto le varie annate, sono 5 calici, c'è anche il calice di bicchiere dell'acqua, se qualcuno di voi ha bisogno dell'acqua, mi andate giù l'acqua qua dietro di me. E quindi quello che pensavamo di fare con questa breve introduzione, fare la degustazione in completo silenzio, vedere se ognuno di noi riesce a capire le varie sensazioni e poi abbiamo chiamato un amico da sempre della famiglia di Coevo, restaurant manager e sommelier del Biblioteca Piccioni, Alessandro Tomberi, che è qui accanto a me, che ci aiuterà a tirare fuori dai bicchieri l'essenza, diciamo, gustativa di questo grande vino. Quindi, sono domande?